quella cintura in cima? Oh sì. Qua si aspetta, aspettiamo un main event molto interessante. Ma il primo match di questa sera è, c'è in palio il titolo che deve essere difeso ad ogni giro. Il primo ad entrare è lui, è lo sfidante. Nelle grazie del pubblico dopo aver salvato il giovane Goro da un assalto proprio del campione? Ma non lo so, sarà entrato nelle grazie del pubblico ma non nelle mie. Io continuo a non fidarmi di quel personaggio. Io penso invece di dargli fiducia, vedo anche come si muove, come saluta i ragazzini. Ma inoltre è tanto simpatico. Non lo so, Kate, Gabriel Mack è uno. Bisogna stare attenti a lui, può essere, fa tanto l'amicone, fa tanto, è simpatico, ma poi sotto sotto. Io cerco di vedere il buon nella gente, amico mio. E lui invece, Keita, non si può vedere del buono. È una persona che mi spaventa, mi fa paura. Tanto lui, penso Mike, il problema penso che sia proprio il suo manager, è una persona all'apparenza, che la vedi una persona che sembra simpatica e buona, e poi è una persona terrificante con l'animo di una vipera probabilmente. Infatti, il dottoressa qua gli ha fatto un lavaggio del cervello eccellente. Chissà se da qualche parte nel buon Smiley c'è ancora del buono, del Io vecchio Sonny. Ho provato a parlargli, ho provato ad offrirgli la mia mano, gli ho detto andiamo a bere insieme, ci facciamo una birra, Sonny. Lui non ha voluto sapere, lui è completamente oscurato dal sorriso del dottor S. Guardalo come tiene in mano il titolo Fight Forever. Smiley Vegas è completamente impossessato da questo personaggio. Smiley Vegas che dovrà difendere il titolo contro Gabriel Buck, o meglio Gabriel Buck che dovrà rubare il titolo a Smiley Vegas, ma deve farlo in fretta qui, deve farlo in fretta prima che l'oscurità prenda tutta la testa del povero Sonny. Gabriel si ritrova ad affrontare non solo Smiley Vegas, che già per sé è un avversario decisamente temibile per i suoi scatti di ira, ma anche il dottor S. Non è la prima volta che interviene in un match per aiutare il suo assistito. Già questo mi sembra tanto un 2-1. Buck ci ha mangiato tanto su questa storia. E quindi Kate, Gabriel Buck contro Smiley Vegas, in palio quella cintura, il titolo Fight Forever. L'arbitro Violli, l'arbitro delle grandi occasioni. Siamo pronti a iniziare questo show ICW Fight Forever 36, scalata al successo. Buck che chiama il pubblico, ma che cosa sta facendo Buck? Ma che sta cercando di tirarsi il pubblico dalla sua. Del resto in questi casi il pubblico è il tuo sesto uomo, se mi permetti un'analogia cara a me e al basket. Qua è facile avere comunque il pubblico a favore contro Smiley Vegas, che è una delle persone più viscide di tutto il wrestling italiano. Oh, buono scambio di colpi. Oh, cioppissima, subito partiamo. Gabriel Buck che ora prova a spingere Smiley Vegas alle corde, alla meglio il campione. Fantastico, che movenze da parte dello sfidante. Buck ha uno stile molto atletico e molto agile, potrebbe essere il suo modo di trarsi in vantaggio contro un lottatore più grosso e dotato di una dischetta forte come Smiley. Calcio dell'asino da parte di Gabriel Buck che ora chiama ancora il pubblico di Fight Forever, caldissimi questa sera, prende la rimborsa Buck, però il neckbreaker a vuoto, figuraccia dello sfidante, e ora prova a rigirarsi in una RS Classic e manopre! Accidenti, sulle corde. Che male, Skull Crushing finale sulle corde, e ora il dottor S interviene. Iniziamo con le scorrettezze, Kate. Sapevamo che sarebbe successo, non mi aspettavo
aspettavo così presto. Ma dai, ma non si fa, non si fa. Mi speravo in un match sportivo. Non mi aspettavo così presto l'intervento del dottore. Si vede che... Accidenti. Si vede che... Avrei l'ha messo più in difficoltà Smiley di quello che pensavano. Qua Smiley Vegas prova subito a chiudere il match. Buck sicuramente è tenace. Non si fa a chiudere così all'improvviso. In questo caso giova tanto l'aiuto del pubblico. E Gabriel lo sa. Rifila un paio di chop back. Partiamo ancora scorrettezza da parte di Vegas. Ah, ma che strozza! Povero Buck. Mai avrei pensato di dire il povero Buck. Immagino ci sia una prima volta per tutto nella vita. Breaker da parte di Sonny Vegas, Smiley Vegas, che ora prova a chiudere ancora 1-2. Solo conto di 2. Lo spirito di Buck è ancora forte. Buck è in difficoltà, deve un attimo rifare i calcoli. Parole grosse di Smiley Vegas che cerca di entrare nella testa dell'avversario. Va bene, va bene. È sicuramente un modo per battere Gabriel Buck, avversario molto difficile, che lavora tanto con la testa, con i mind games, come si suol dire. Attenzione, fai la ricorsa a Sonny Vegas. Che mette, accelere lo sfidante. Che male, sulla schiena di Gabriel Buck. Ancora Smiley Vegas che prova lo schienamento 1-2, solo conto di 2. Sta lavorando molto sulla, sulla parte alta della sua schiena. Era 3, no, era 2, caro mio. Curioso perché sul nostro show su YouTube Smiley Vegas ha rapito Gabriel Buck, gli ha rubato il telefono. Attenzione, Buck qua prova a ribaltare la situazione. 1-2. Solo 2. Ancora 2. Smiley Vegas si era distratto un attimo. Guarda la violenza e soprattutto la velocità che porta i colpi. Non sta lasciando un attimo di frega all'avversario. Lo attacca e lo colpisce come uno squalo quando sente il sangue. Mentre il dottoresse è lì che osserva con quel titolo in mano abbracciato. Dice di chiudere, gli dice di chiudere in fretta. Sani non esiste più! Dottoressa consiglia a Smiley Vegas di non distrarsi. Chissà se la strategia per battere Smiley Vegas sia fargli perdere il controllo in questa maniera. Cioppissimo, è sicuro, è un buon modo. Buck è impegnato a riprendersi da tutte le botte che gli sta tirando Vegas. Una reazione? Attenzione, Buck è sulla seconda corda, evita l'assalto di Smiley Vegas e ora prende la rincorsa, il momento giusto per reagire. Bella kick di Gabriel Buck. Mette in ginocchio il campione. E ora pronto per reagire. Gabriel Buck, attenzione! Il suo peso. Sto chiamando tutte le forze che gli sono rimaste. Quelle poche forze a disposizione di Gabriel Buck, attenzione, prova la Satan Project Smiley Vegas. Rivaltata. Gabriel Buck ancora lì in piedi. Si guarda intorno. Alla Freddy Mercury, Gabriel Buck, attenzione, va lì nel breaker classico di Gabriel Buck. 1-2 solo 2, solo 2. Qua Buck ha sfoderato una delle sue armi migliori e ha provato a conquistare il titolo Fight Forever senza successo, però adesso vuole chiuderla, è pronto per la MMS. Attenzione, prende la rincorsa Buck. A vuoto, figuraccia di Buck. E ora Smiley Vegas, attenzione, è pronto per la Sata Frage. 1-2 e go! Solo conto di 2. Ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Gabriel Buck non è ancora pronto a tornare a casa. E senti come Vegas si sta cominciando a perdere sempre di più il controllo. Sì, ma ha il dottoressa al suo fianco che prova a spronarlo alla vittoria e chiudere in fretta. E mi sa che qui siamo giunti alla conclusione. Va per la mandibola a vuoto.
Buck reagisce. Attenzione Buck. Oh, che stunner! Sta per chiuderlo. Ancora cable del Buck. A vuoto la backstabber. E ora è il momento buono per il grande buio. Di nuovo. Ah, backstabber di cable del Buck. Volta segno. Ora per il titolo Fight Forever. Uno, due, tre. Bravo. Accidenti. Ancora. Ancora il conto di due. Smiley di Vegas c'è. Coriaceo. Dottoresse, non posso dare freddo. Attenzione, dottore, sto parlando sul ring. Eccolo, eccolo, ci mancava. Sto distraendo Buck. Ci mancava il dottoresse. Aspetta! Ma che cosa fa quella... Dottoresse mi ha mandato fuori il ring. Ha preso la cintura. Vai di Vegas con la cintura! Dai, ma no! Uno, due e tre! Che delusione! Povero Gabriel Buck! Povero Gabriel Buck! Che vergogna, che schifo! Per l'ennesima volta qualcuno è stato beffato dall'intervento del dottoresse. Smiley Vegas mantiene il titolo Fight Forever, aiutato ancora dal suo dottore, dal suo... guaritore, dottoresse. E Gabriel Buck viene beffato come solo lui sa fare. Peccato, l'avevo visto anche bene Buck. Era molto determinato e forse avrebbe potuto farcela, ma non contro due avversari. Non è giusto. Soprattutto se uno di loro è il dottoresse. Non è giusto, Kate. Avrei voluto vedere Gabriel Buck contro Smiley Vegas da soli, invece il dottoresse è sempre lì, è sempre in mezzo, pare quasi sia suo il titolo. E forse lo è davvero. Ma che viene portato fuori dall'arbitro. È stato veramente un colpo duro quello che ha subito. Duro ancora la delusione di essere arrivato così vicino al successo. E ora Smiley Vegas non ha più avversari. Smiley Vegas, sono curioso di vedere a novembre cosa tirerà fuori, chi sarà il suo avversario, perché sta facendo piazza pulita a causa di quell'uomo con il titolo in mano. Smiley Vegas è solo un burattino. È solo un burattino di una persona molto, molto pericolosa.